Salite sulla giostra di Motta. Salite sulla giostra di Motta. Primo tempo spaziale della Juventus che ha praticamente chiuso la pratica. Al primo tempo, primo gol di Savona. Ragazzo giovane, secondo me farà strada. Lui con Bangula, veramente ne sentiremo parlare per molto, molto tempo. Una Juve che praticamente domina 90 minuti. Il secondo tempo, un po' meno frizzante del primo tempo, ma è una Juve che assolutamente dimostra di saper attaccare, di saper difendere, soprattutto una Juve che rischia poco e nulla, e quando rischia lo sa fare in maniera perfetta. Quindi ragazzi, 6 punti, 2 partite, 3 gol alla prima, 3 gol alla seconda, 0 gol subiti, e se qualcuno aveva dubbi, siete tutti invitati sulla giostra di Diego Motta. Salite sulla giostra di Motta. Ragazzi, oggi vincere significava tanto perché innanzitutto bisognava dare continuità alla prima giornata, che la prima giornata non era un caso, e vincere a Verona 3-0, che non è un campo facile, quindi non è una cosa scontata, e adesso la prova del 9 ce l'abbiamo domenica con la Roma. Comunque questa è una Juve che può fare tanto, soprattutto se arrivano quei due, parlo di Sancho e Cup Miners, la Juve può giocarsi tranquillamente lo scudetto, e Roma, con la partita con la Roma, sarà veramente il test proprio decisivo per capire se questa è una Juve che può puntare fortemente allo scudetto o è un fuoco di paglia. Staremo a guardare. Oggi ottima partita di Locatelli, ottima partita di Dusan Vlahovic, contro la doppietta si è mosso bene, e questo è il Dusan che vogliamo vedere. Quindi ragazzi, tutto bello, è esordito anche Kalulu, e ragazzi, che dire, dobbiamo continuare così. E se qualcuno ha dei dubbi, siete tutti invitati sulla giostra di Thiago Motta. Vamo!